Nella suggestiva cornice della scalinata di San Francesco è stata inaugurata con grande entusiasmo la nona edizione del Premio Teatrale Nazionale Popolare Michele Abate. Questo evento rappresenta un'occasione per mettere in luce il talento e la creatività degli artisti locali e nazionali, un importante momento per ricordare il sindaco Michele Abate scomparso nel 1999. La serata di apertura è stata caratterizzata dalla straordinaria performance della Centona Anta la Civita di Nino Martoglio, un'autentica perla del teatro popolare siciliano. L'adattamento e la regia di Mario Sorbello, membro della compagnia teatrale Carol di Catania, hanno portato nuova vita a quest'opera classica, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante nel cuore della cultura siciliana. Questo premio Michele Abate è dedicato al nostro Michele e fa parte delle sue anche invenzioni insieme al teatro Stabile Nisseno e ha portato avanti questo tipo di teatro. Per noi è importante far ricordare la città, la figura di Michele e farla ricordare così. Michele Abate, ucciso nel 1999, faceva parte del teatro Stabile Nisseno e per un lungo periodo ne è stato pure il presidente. Quindi mantenere vivo il ricordo di Michele Abate sia come attore, quindi teatralmente parlando, sia come il sindaco della città. Allora, quando fu eletto, è stato soprannominato il sindaco in jeans, perché era praticamente una persona molto comune, molto alla mano, questo grazie alla sua passione per il teatro, alla sua passione per la musica. Noi lo abbiamo sentito come un dovere quando nel 2005 ho pensato di istituire questo premio e proprio abbiamo sentito il dovere di ricordare più che Michele come sindaco, Michele come attore. Quest'anno è stata scelta una location diversa da quella tradizionale del teatro di pietra, non perché quella non fosse altrettanto bella e altrettanto suggestiva. Ma a parte il fatto che fosse a pagamento, era anche un po' ristretta ad un minore numero di persone. Nella scalinata San Francesco ci sono tantissime persone, favorite anche dal fatto, devo dire, che l'ingresso è gratuito, ma soprattutto dal fatto di partecipare alla valorizzazione del centro storico. Partecipiamo a questa rassegna perché il sottoscritto con la compagnia l'anno scorso, con lo spettacolo Le sedie di Ionesco, è stato vincitore come migliore spettacolo. L'anno prima invece ero stato premiato come miglior attore e quindi ci danno questa opportunità di aprire la rassegna. So che la rassegna ha un grande valore per i nisseni, anche perché porta il nome di un ex sindaco.